Ciao a tutti, buongiorno. Oggi vi parleremo della nascita perché la nascita è davvero qualcosa. La nascita e la morte sono due momenti estremamente importanti della vita e la nascita non è necessariamente il momento più facile. Quindi, vi parleremo delle difficoltà che potremo avere. Perché il cammino, i nove scalini, cioè i nove mesi, questo è il titolo del libro, I Nove Scalini. Ma il percorso di nove mesi è davvero una corsa ad ostacoli. E quando qualcuno dice: Ah, non volevo essere sulla terra, posso assicurarvi che se siete sulla terra è perché ci avete davvero messo tutte le vostre energie, tutto il potere, tutta la forza che avevate per arrivare fino a qui quindi non possiamo dire che non volevamo essere sulla terra e in effetti è possibile che all'ultimo momento abbiamo delle paure Antoine vi parlerà delle paure dell'ultimo minuto e abbiamo dell'ansia che diciamo noi stessi ah ma cosa ci faccio qui perché ho organizzato male la mia storia è davvero questa la famiglia giusta ma io vi parlerò soprattutto di ciò che accade prima e il prima è importante perché diciamo a noi stessi: ma perché voglio tornare sulla terra? Quando siamo in un mondo dell'aldilà che è bellissimo, dove possiamo fare quello che vogliamo, dove possiamo imparare ciò che vogliamo, come possiamo in quel momento voler tornare sulla terra? Ma va detto che da quello che ho potuto vedere, quello che ho potuto sperimentare, e gli esseri che ho potuto vedere che si sarebbero incarnati è un po' come una magnetizzazione verso il pianeta terra a un certo punto vogliamo tornare sulla terra perché sappiamo che non abbiamo concluso vecchie storie quindi perché sappiamo che abbiamo storie da concludere perché sappiamo anche che vogliamo dare il nostro contributo al pianeta terra e poi, magari, continuare la nostra storia, che forse non è stata del tutto completata. E poi anche incontrare persone, prendere appuntamenti con le persone che ci sono vicine sui piani del dopovita o della previta, come preferite. Prendiamo degli appuntamenti e diciamo: ci incarneremo insieme. Ed è così che ci sono persone che incontrandosi dicono ci sentiamo parte della stessa famiglia, della stessa famiglia spirituale, non necessariamente della stessa famiglia genetica. E quindi è tutto questo che ci fa venire voglia di tornare sulla Terra in un dato momento. Questo è un primo elemento. Ecco, il viaggio non è ancora iniziato e c'è da dire che quando arriviamo nell'aldilà... Dopo la morte c'è un momento in cui riviviamo tutta la nostra vita in ogni dettaglio. E questo è molto importante perché è davvero un momento cruciale in cui saremo i giudici di noi stessi. Il giudice più imparziale, il più difficile, siamo noi verso noi stessi. Vale a dire, rivivremo la nostra vita con tutte le nostre emozioni, tutto ciò che abbiamo vissuto e tutto ciò che abbiamo fatto vivere agli altri. Ed è lì che inizieremo a dire, qui ho agito male, voglio rimediare, oppure voglio fare le cose diversamente, o per esempio, tale persona è stata il mio assassino, ho un enorme risentimento, ma voglio guarirlo. Non contano le storie ma prendiamo nuove carte per poter fare di nuovo. Dire, creare, guarire o completare o continuare una vita. È come se girassimo i capitoli di un libro e cambiassimo i ruoli. Diciamo che ogni volta siamo sempre la stessa persona, ma con un nome diverso, con un fisico diverso. Con abilità diverse e allo stesso tempo, vogliamo recitare un altro ruolo. E questo è ciò che ci viene proposto. E quest'altro ruolo è straordinario perché è ciò che può guarire le nostre storie, le nostre vecchie storie. Questa vita è estremamente importante e tutte le persone che sono qui è perché lo volevano davvero anche loro perché è un periodo fantastico nella misura in cui possiamo venire e guarire tutte le vecchie storie che ci siamo lasciati alle spalle da incarnazioni e incarnazioni. E poter finalmente guarire queste storie per andare avanti, per arrivare in un'altra dimensione, per arrivare davvero verso l'altro, verso altro, verso una nuova terra, in effetti. Una nuova terra, una nuova dimensione, senza avere vecchi bagagli. Lasciamo davvero andare i vecchi bagagli, guariamo le nostre vecchie storie, pensiamo alle nostre ferite e poi passiamo ad altro. Questo è importante. Quindi, questo è davvero l'inizio, ciò che mi sembra importante della nascita. Ma la nascita comprenderà tutti i mesi che verranno. Non vi farò adesso il corso su nascita e morte. Ma ad esempio occorre sapere che nel concepimento c'è sempre un concepimento sottile, tre mesi prima del concepimento fisico. Cosa vuol dire? Ci saranno persone che diranno, ma se qualcuno è stato violentato o se il padre è solo l'avventura di una notte, non importa, l'incontro è avvenuto comunque tre mesi prima a livello sottile. Il che significa, e questo è comunque rassicurante, che nelle diverse nascite non c'è alcuna casualità. Mi sembra, diciamo, abbastanza gioioso, perché in effetti non c'è casualità nelle nascite. E questa concezione sottile significa che in quel momento... I genitori erano completamente d'accordo al livello più profondo di se stessi, forse non a livello fisico, sociale, ma a livello più alto della loro anima. Hanno deciso di accogliere questa nuova anima e di offrirle un corpo, in modo che possa sperimentare ciò che deve fare sul pianeta Terra. Una concezione sottile. Concezione sottile, com'è possibile? Tre mesi prima del concepimento sulla terra materiale, un concepimento avviene nel sottile. E questo è straordinario, perché siamo completamente ignoranti, molti di noi spesso ignorano ciò che accade a livello sottile. Ed è magico in un certo senso. C'è solo una spiegazione che ho potuto trovare a questo. Il tempo sulla Terra non è lo stesso che nella previta e nelle altre dimensioni. In altre dimensioni un secondo può, sulla Terra, equivalere a tre mesi. Quindi quando avviene il concepimento sulla Terra? Sono già tre mesi che il concepimento sottile è avvenuto. Ma tre mesi non sono niente, sono un secondo rispetto alla Terra. Non ci soffermeremo su questo concetto. È così. Ma l'entità, l'essere che vuole incarnarsi, sceglie la sua famiglia, sceglie il, il suo paese. Il paese. Giustamente ne posso parlare perché quello che ho visto con Rebecca e è che a un certo più punto più lei è lì e comincia ad avere per dei per periodi per di sonnolenza. Non ha bisogno di dormire perché non ha un corpo fisico, non ha bisogno di dormire, ma ci sono questi periodi di sonnolenza durante i quali inizia a vedere diverse possibilità. Diverse possibilità al suo livello, perché? Perché fa parte delle persone non direi ordinarie, un po' più che ordinaria forse. Vale a dire, sono consapevoli della loro vita, di cosa vogliono fare della loro vita. E per Rebecca è proprio a un certo punto avere coscienza di poter scegliere tra due o tre famiglie. Sceglierà la famiglia con cui ha forse più legami o cose da costruire o riparare e poi che le offrirà un ambiente, un paese, delle possibilità, una genetica di cui avrà bisogno in seguito. Ecco come possiamo scegliere. Effettivamente mi direte ci sono persone di cui abbiamo l'impressione che siano paracadutate giù e che non scelgono. È vero che esistono delle guide su certi piani dell'anima che scelgono per le persone perché queste non sono capaci di scegliere. Effettivamente, ma nel caso di Rebecca e nel vostro caso, avete fatto la scelta di una famiglia e in un certo modo per il paese o per la genetica o per tutto questo. Rebecca ad esempio dice "Ah, ma con mio padre ho delle cose da sistemare perché lui è stato un amante respinto in un'altra vita e ho bisogno di riparare questa storia e fare la pace". E poi mia madre era mia sorella in un'altra vita. E i ruoli evidentemente cambiano. Quindi devo abituarmi e riuscire dopo un po' a chiamarla mamma. Quindi tutto questo è ciò che fa parte di una nascita futura. E prima che l'entità si trasformi, Rebecca per esempio, ma tutti noi, abbiamo girato attorno ai nostri futuri genitori dal momento del concepimento fisico. Quindi quando andiamo in giro con i genitori, possiamo sentire i loro pensieri, quello che dicono. Ed è qui che l'entità scoprirà le cose che si dicono su di lei. E quando inizia il concepimento, quando il concepimento è fatto, l'entità non è ancora entrata in questo uovo che è fecondato. Perché l'ingresso avviene tre settimane dopo, giusto? Tre settimane dopo il concepimento, è quando inizia il cuore, inizia a battere, tre settimane dopo effettivamente, che l'entità comincia a entrare nel suo futuro corpo. Quello che gli servirà da corpo fisico e che è ancora molto embrionale, ma che è creato da tutti gli esseri della natura. Anche questo è fantastico. Abbiamo dentro di noi delle creazioni, i nostri organi, che sono stati creati dagli esseri della natura. Ad esempio, gli esseri dell'aria creeranno organi che corrispondono all'aria. Gli esseri del fuoco, le salamandre, creeranno gli organi che corrispondono al fuoco. Quelli della terra, gli gnomi, creeranno. Tutto ciò che corrisponde, gli organi che corrispondono alla terra. Nella medicina cinese conosciamo bene gli organi che sono fuoco, aria, terra, e saranno proprio tutti questi esseri a creare un'agitazione simpatica attorno al futuro feto e attorno al ventre della futura mamma, per poter creare questo involucro in cui l'entità scivolerà. E posso dire che l'entità quando la contatti, beh, quando l'ho contattata, non era una bambina, non un feto, ma un adulto con il fisico della sua vita precedente. Quindi sente tutto ciò che viene fatto, tutto ciò che viene detto, e in questo senso può benissimo avere una brutta notizia o una bella notizia. A seconda dell'accoglienza riservatagli dalla famiglia, dai genitori, o da uno dei genitori. Quindi questa entità è già impregnata dai pensieri dei genitori. Non è la stessa cosa di quando i genitori e il bambino firmano un contratto quasi prima della nascita. un contratto per partecipare a questa esperienza di genitori e figli o un genitore e un figlio e il genitore che non resterà sulla terra in famiglia ha firmato comunque con il bambino e la sua compagna o il suo compagno che parteciperà alla creazione di questo bambino e poi la vita farà il resto, che si tratti di un bambino con due genitori o con uno solo. Ma il contratto si fa sempre in tre. O a 5. 5, per esempio, con i genitori genetici e i genitori adottivi. Anche a questo contratto si sì, partecipano anche i genitori adottivi perché potremmo aver bisogno di un contesto per la genetica e potremmo aver bisogno che altre persone ci istruiscano o semplicemente ci amino. E quindi potrebbero esserci genitori adottivi, genitori genetici e genitori adottivi che stipulano comunque lo stesso contratto contemporaneamente all'entità che si incarnerà. Quindi è davvero importante, è estremamente importante rivedere la nascita, rivedere l'entità, le rivedere la morte e la nascita, oggi parliamo di nascita, in modo diverso, perché ciò che si imprime alla nascita... Tutto ciò che verrà detto durante la gravidanza e al momento del parto può cambiare l'intera vita di una persona. Mi direte, ma è perché fa parte del suo percorso? Ok, ma penso che ci siano cose che possono effettivamente essere evitate per rendere la vita più facile. Ora toccheremo un po' l'argomento come un bambino può essere influenzato dai pensieri, dalle parole che i genitori possono dire durante la gravidanza o alla nascita. Bisogna sapere che siamo sulla terra. Come bambini siamo ricettivi a tutto ciò che viene fatto, tutto ciò che si dice intorno a noi. Non pensate che qualcosa scappi al bambino. L'entità nel corpo di un bambino osserva, sente, ascolta tutto. Sente gli odori, sente le carezze. Sente le parole e percepisce anche le emozioni delle altre persone. E questo, questo possono essere emozioni positive, così come emozioni negative. E quello che dicono i genitori, quello che dice la gente, lo registro in me. E questo ha un significato, ha una vibrazione che ri rimarrà con me, il me bambino. Quindi ci sono personalità che vengono create come il risultato di ciò che hanno vissuto, di ciò che hanno osservato, di ciò che hanno sentito nella loro primissima infanzia. dopo la nascita e anche durante la gravidanza e su questo dovete sapere che l'entità diventa sempre più fragile col passare dei mesi vale a dire che all'inizio ha la sua personalità sa quello che vuole sceglie la sua vita ha visto gli assi principali le linee principali della sua vita futura durante la gravidanza intendi sì durante la gravidanza Sceglie gli assi futuri della sua vita, sa come andranno le cose prima ancora di incarnarsi. E per lei è, questa cosa è vista dall'alto, e vista dall'alto è più facile. È come se stesse guardando un film e si dicesse: Ok, accettiamo questa vita, è bella. Questo è esattamente quello che voglio, mi permetterà di fare questo, di fare quest'altro, incontrare una certa persona, sanare una certa ferita, contribuire, continuare la mia vita, contribuire a un nuovo pianeta e quindi sono d'accordo. E poi nel corso dei mesi, per esempio, l'esperienza con Rebecca: Rebecca è sempre stata un'entità accanto a me, una giovane donna, una giovane donna di altri tempi. Non aveva affatto il fisico di un feto, ma sentivo che con il passare dei mesi lei diventava sempre più prigioniera del suo futuro corpo, durante tutti i mesi della gravidanza, e allo stesso tempo diventava sempre più fragile, perché dipendeva molto da quello che stava passando sua madre, da quello che poteva pensare suo padre. E mi ha detto... Ho un amico, per rafforzare quello che stavi dicendo tu Antoine, è fortunato perché i geni miei genitori mi aspettano un po' come una bambola. Mia madre ha la sua prima bambina, beh è felice, ma questo è tutto. E poi mio padre aspetta che nasca per potersi prendere cura di me, poter pensare che esisto. E mi dice, ho oh un amico, è fortunato perché i suoi genitori sono lì tutti i giorni si prendono dieci minuti solo per pensare a lui e questo fa come una scala dorata che gli permette di scendere verso di loro e dice che questo rende la sua discesa nell'incarnazione molto più facile vedete questo non lo sappiamo finché non abbiamo questo tipo di dati non lo sappiamo, e ci sono errori che vengono commessi che rendono le cose più complicate. È per questo che tu parlavi delle parole che si potrebbero dire, e in effetti, a un dato momento rimaniamo bloccati nel corpo fisico che sarà il nostro, non possiamo più andare avanti e indietro sui piani dell'anima da cui veniamo, e quindi siamo più fragili, siamo più ricettivi alle parole che ci vengono dette, ai suoni che sentiamo, alle energie che ci vengono inviate e a un certo punto possiamo avere paura di nascere. E quindi l'entità, quando sentirà parole o frasi che dimostrano che i genitori sono turbati dal suo arrivo, quando scoprono per esempio che la, la gravidanza è iniziata, ci sono al alcuni genitori che non si aspettavano questa gravidanza, eh, che non, non, vo non volevano avere un altro figlio o che non volevano affatto avere figli perché non, non erano pronti. Magari sono molto giovani o non sono sposati. Cosa diremo se c'è una gravidanza in corso? o oh, perché anche loro non sono, non sono dichiarati come coppia, possono essere incontri tra, tra due persone, ma la gravidanza sarà di intralcio, disturberà questa vita pacifica che vogliono condurre. Ma ci sono molte ragioni per cui alcune persone non vogliono rimanere incinte subito. Ma l'entità lo percepirà. Ad esempio Rebecca a un certo punto si aggrappa a suo padre. Dice, mio padre non è incinta di me. Lei dice, mi pensa come un bambino, ma non mi pensa veramente. Si, si aggrappa un po' a lui e quella sera viene chiamato nel suo ufficio perché è un informatico e deve riparare qualcosa, vedere qualcosa che non, non va e lui va e Rebecca lo segue ovviamente non è incarnata quindi lo segue nel suo corpo astrale e poi lei resta con suo padre e a un certo punto lui incontra un suo collega un collega di ufficio che gli chiede allora avrai un bambino sei felice e lui dice, sì, certo, sono felice. E lui chiede, cosa preferisci, un maschio o una femmina? La domanda da non fare, perché in quel momento il papà dice, per la prima volta preferisco un maschio. Il che di per sé è banale, ma per Rebecca, che è una ragazza, è come se non la volessimo così com'è. E questo la colpisce molto. Lei si dice, no. Voglio essere una ragazza, sono una ragazza, ho scelto di essere una ragazza, perché ho delle cose da sistemare come donna, e anche con mio padre del resto. Ma la reazione non è poi sempre la stessa: perché voglio essere una ragazza? Perché è l'entità che si rende conto che i genitori preferiscono qualcuno di un altro genere? In quel momento, per compiacere, per essere ben accolti, que quell'entità nascerà e vorrà comportarsi come l'altro sesso, il sesso opposto. Il sesso perché ci sono maschi che. che... Vuoi dire che, che per quello che vogliono cambiare sesso? No, è che ragazze a cui preferiremo un maschio. E si comporteranno. Una ragazza si comporterà un po' come un ragazzo. Farà di tutto. Seguirà il papà, lo aiuterà, armeggerà con gli attrezzi. Guiderà dei camion, guiderà degli aerei. Sì, è così. Sarà come un maschiaccio. E giocherà a calcio come i ragazzi. Tutto questo per accontentare papà che desiderava un maschietto. Ma non è solo il sesso che non vogliamo. A volte non vogliamo affatto un figlio, una nascita. Ma poi questa persona per compiacere resterà, resterà impressa, catturerà questa idea che non la vogliamo. Quindi come fare per farsi accettare? proverà a fare meno rumore possibile. Non disturberà perché la sua esistenza, fin dal concepimento, ha disturbato, infastidito uno o entrambi i genitori. Quindi sarà una persona che non disturberà. Sarà molto saggia come un angelo. Che non urla, non piange quando è piccola. È una persona che sarà molto contenta e felice, per esempio, quando la riconosciamo, quando ci rendiamo conto che esiste. Quando le facciamo capire che sta facendo le cose bene. Quando la noteremo. Non è trasparente, la vediamo. E quindi cercherà il riconoscimento da parte degli altri. Questo la renderà felice. Questa persona sarà molto felice se verrà riconosciuta dagli altri. Da persone provenienti da fuori, perché non è stata riconosciuta nella sua incarnazione, all'inizio della gravidanza e durante la gravidanza. Non la volevano e anche quando non vuoi un bambino ci sono tentativi tentativi di farlo sparire aborti tentati aborti ma se nascerà è perché è stato un fallimento non ha funzionato quel tentativo o forse l'entità voleva davvero venire e si è tenuta stretta alla vita ecco faceva parte della sua storia quindi queste persone non erano desiderate e ci sono alcuni che non erano voluti, che non erano attesi. Ciò darà un profilo particolare a queste persone. Cercheranno di farsi desiderare, quindi per esempio attraverso la seduzione, ma poiché non sono sicuri di essere desiderati, si renderanno indesiderati, indesiderabili. Sarà separazione, abbandono e poi si renderà di nuovo desiderabile e poi di nuovo indesiderabile e poi ancora. Sarà così per tutta la vita. Si destreggerà tra essere desiderabile e indesiderabile. Ma la cosa fantastica è che in ogni modo di nascere c'è una buona ragione d'essere. E darà caratteristiche diverse. E questo? Beh, sì, certo, è influenzata dall'ambiente in cui nascerà la persona, se questo ambiente è accogliente, se un tale genitore non, non si prende cura, non, non lavora molto, non si prende cura di lei, o se la madre è depressa, non si prende cura di questo bambino. Crescerà con l'idea di non essere amata l'entità. la mamma si prendeva cura di altre cose, si prendeva cura di se stessa, ma non riusciva ad occuparsi di altri perché era depressa. Tutto nell'ambiente influenza i pensieri e le credenze di questo bambino che cresce con le interpretazioni e anche qui ed è qui che entrano in gioco le forme pensiero. Tutto ciò in cui crediamo diventa verità assoluta dentro di noi ed è influenzato dalle esperienze che questo bambino man mano che cresce vivrà a casa con gli altri a scuola e queste esperienze lo segneranno sarà un bambino modulabile diciamo così secondo quello che gli diciamo cosa coglie cosa comprende cosa interpreta ed ecco qua la personalità si forma crescendo, è questo l'essere umano: quando cresce, influenzato dagli uni e dagli altri, e cosa interpreta e cosa crederà di se stesso. È così che costruiamo noi stessi trovo molto importante rivedere la nascita quindi in modo diverso, perché anche tra gli esseni, per esempio. Una donna incinta. Sapevamo che l'entità era lì e che c'erano due entità, la donna incinta e il bambino, l'entità pronta a prendere un corpo. E ci si assicurava che durante la gravidanza la mamma e il bambino fossero veramente protetti dagli influssi dannosi, violenza, conflitti, tutto ciò che potrebbe essere spiacevole. E d'altra parte, dopo la nascita, sapevamo anche che i corpi dovevano essere rimessi a posto, cioè corpi che erano molto aperti, anche corpi sottili, che potessero chiudersi, tornare al loro posto. E così, per 40 giorni, la mamma e il bambino si trovavano in un contesto gradevole. Ma non fuori, come vediamo ad esempio nei supermercati i neonati con le mamme che passeggiano nei supermercati, dove tutte le energie sottili, diciamo, che emanano dalle persone, possono entrare nel neonato e nella madre. Sono mancanze di conoscenza che a volte implicano disagi di cui non, non abbiamo bisogno. Ed è per questo che mi sembra importante anche sapere che quando nasce un bambino non possiamo dirgli qualunque cosa in qualunque modo, perché ad esempio nell'esperienza che ho potuto fare con Rebecca, è a sette mesi che cominciò ad avere il fisico di un feto con, con gli occhi grandi, ma con una perfetta coscienza adulta. Ciò significa che quando diciamo, quando usiamo parole un po' infantili per parlare con un neonato, non ha senso perché il neonato è un'entità che sa, ovviamente dimentica alcune cose ma conosce comunque il contesto, sa cosa sta succedendo, sa a cosa serve una forchetta, sa a cosa serve un coltello, voglio dire è aberrante credere il contrario ed è anche importante pensare che è un'entità che arriva che ha una coscienza, che ha una coscienza praticamente adulta, che ci sono cose che inevitabilmente dimenticherà dei mondi sottili a poco a poco e delle sue vite precedenti, perché questo è necessario per la sua vita attuale, che giocherà con nuove carte, ma che noi possiamo aiutarla notevolmente trattandola da adulta, comunque con amore, con affetto con gentilezza e se non possono farlo i genitori che lo facciano coloro che stanno dietro a questi bambini perché è davvero rassicurante perché trovo molto coraggioso essere sulla terra ritornare sulla terra è molto coraggioso compiere questi nove mesi di discesa verso la terra Sapendo che è all'opposto sugli altri piani, vale a dire che quando qualcuno muore è una nascita dall'altra parte, cioè nasce in cielo, come dicevano ad esempio gli ortodossi, e che quando qualcuno nasce muore al mondo che conosceva sui piani sottili. Quindi è come una morte, ed è vero che ho sentito popoli in Africa che dicevano... Che piangevano quando nasceva un bambino dicendo: Ma non preoccuparti, ti aiuteremo noi. Non importa, vedrai, noi ci saremo, tu ce la farai e noi ci saremo per te. E quando qualcuno muore, cantavano augurandogli buon viaggio, esprimendo tutti i loro desideri affinché le cose vadano nel miglior modo possibile. E trovo che abbiano una conoscenza, se pensiamo che sono esseri primitivi. Trovo che siano molto meno primitivi di tutte le nostre cosiddette civiltà avanzate. Al momento della nascita, riguardo alla nascita, si parla molto della madre, perché ovviamente è lei che porta in grembo il bambino per nove mesi, perché è colei che partorisce, perché le sue emozioni avranno un impatto sull'entità che si incarna. Ma il padre ovviamente ha un suo ruolo da svolgere. E quello che è interessante è sapere che il suo ruolo è molto importante. Nella misura in cui al momento del concepimento fisico, attraverso, attraverso lo sperma, potrà riattivare tutta la memoria, l'hard disk, diciamo, dell'entità che si incarnerà. Quindi ogni individuo tornerà con tutte le sue memorie tutto il suo hard disk di tutte le sue vite passate e questo viene riattivato dal seme del padre quindi è un ruolo importante naturalmente e quando facciamo una lettura dell'aura e diciamo ah vedo una vita passata è così è una vita passata se vogliamo ma di fatto è in noi in ognuno di noi portiamo dentro di noi tutte le nostre vite precedenti, tutte le nostre vite passate, è il nostro hard disk, è la nostra storia, è il nostro libro della vita ed è quello che portiamo in noi tutto il tempo. Quindi non possiamo nemmeno parlare della vita passata o della vita futura, è davvero in noi, nel nostro presente. E trovo che sia un ruolo importante quindi che vale la pena sottolineare. E un'altra cosa di cui vorrei parlarvi è il suono, perché quando un'entità nasce in modo naturale, sa, ha sentito su altri piani, prima di incarnarsi, il suono che sarebbe stato suo per tutta la vita futura, il che significa che ognuno di noi, a parte il fatto che siamo sinfonie, perché tutti i nostri organi hanno suoni specifici, noi abbiamo un suono di base che ci accompagna per tutta la vita, che è la nostra nota di nascita, il nostro suono di nascita. E questo suono è un suono che ci è dato, lo sappiamo, l'entità lo sa, prima di incarnarsi nel momento della sua nascita sentirà questo suono e lì sa che può iniziare, può iniziare il parto quando è una nascita naturale quando non è una nascita naturale il suono ci sarà comunque ma non lo sentirà perché non ne avrà bisogno perché ci sarà un'azione diversa che verrà fatta ma per il resto è così è il fattore scatenante della nascita così quando per esempio nei corsi riviviamo il momento della nascita l'entità sente il suono e sa che quello è il momento per attraversare il canale dell'utero, per potersi dirigere verso la luce, all'uscita. Ma il viaggio non è ancora finito, vale a dire esce, ma all'improvviso ci sarà... non è ancora completamente attaccata al suo corpo fisico, al momento della nascita si è ancora distaccati dal corpo fisico, non siamo ancora dentro il corpo fisico, siamo come in viaggio astrale. Vale a dire che i suoni, le luci, le voci avranno un impatto enorme su di noi. Scopriremo che le luci sono violente. Ecco perché adesso ci sono nascite dolci, con luci basse, con suoni molto tenui, che le voci sono troppo forti, avremo questa impressione. Tutto è amplificato perché all'improvviso si esce in un universo in cui si è fuori del proprio corpo fisico quindi si sente molto di più i sensi sono decuplicati si sente molto più forte si vede con molta più intensità quindi è violento e quindi anche un papà con una telecamera che filma la nascita diciamo che non è il momento più piacevole ecco quindi occorre davvero fare attenzione affinché la nascita sia qualcosa di dolce, di bello, di piacevole quando possiamo farlo. Questo è l'ideale. Naturalmente abbiamo circostanze di nascita, come diceva Antoine, che avranno un impatto su di noi, che farà sì che per tutta la vita, ad esempio, ogni volta che iniziamo un lavoro o iniziamo un'azione importante, questa corrisponderà alle modalità del momento della nascita. Questo è un esempio, ma anche se la nascita è stata difficile, se non si è potuti uscire subito, se hanno dovuto aiutare usando il forcipe per esempio o altro, se ci si è trovati bloccati, se l'entità è stata bloccata per esempio nel bacino della madre. È facile che ogni volta che cerca di avviare un'impresa o qualcosa di nuovo, sia bloccata all'inizio. Questo non significa che sarà bloccata anche in seguito. È un po' come l'ostetrica che arriva con due cucchiai, il forcipe, per tirare la testa in modo che esca dall'ostruzione. E questa entità, questa persona, all'inizio dei progetti che intraprenderà, si sentirà in difficoltà come qualcosa che la blocca e avrà sempre bisogno di qualcuno che viene a tirarla fuori come una spinta sì che viene a tirarla fuori da questo blocco come alla nascita questo perdura si ripete per tutta la vita a meno che non guarisci la tua nascita se la nascita non è guarita continua a svolgere un ruolo su di noi eh, il momento della morte ad esempio quello in cui ci addormentiamo è come una la piccola morte e risveglio il risveglio al mattino è come una nascita. Il modo in cui ti svegli può corrispondere al momento della nascita, per esempio, ma, ma è soprattutto quando si, quando si iniziano dei progetti. Quando inizi qualcosa di nuovo è una nascita, e in quel momento la nascita fisica che hai vissuto avrà un impatto su ciò che stai facendo. Ed è per questo che è bello rivedere la propria nascita o rivisitarla in modo diverso, per curare certe cose magari, o per considerarla in modo nuovo, per poter rendere più fluidi i nostri progressi nella vita. Quindi questo è un punto, è un punto che ritroviamo spesso. Parlavo del suono, del ruolo del padre, ma c'è anche un momento, mentre arriviamo, dove non siamo ancora attaccati al corpo fisico, dove proviamo un'angoscia. Abbiamo l'impressione, sappiamo, che come un computer che, che disconnettiamo un po' alla volta, perderemo gradualmente la memoria. E questo può angosciare qualunque persona, qualunque entità che venga al mondo, soprattutto se non riceve un aiuto. A volte anche nel grembo materno, prima della nascita, può avere paura e fare dietro front o mettersi un cordone ombelicale attorno al collo. Ci può essere qualcosa che a un certo punto le fa dire «Ah, no, basta, torno indietro, sono stufa, forse ho sbagliato strada, e, e come, come mi ricorderò del mio programma di viaggio?» Quindi tutto questo, tutte queste angosce, eh, bisogna rassicurare l'entità nel corso dei mesi, al momento della nascita, in modo che sappia che «beh, no». Non aveva torto, che andrà tutto bene, che sì, ci sono delle difficoltà, ma che le supererà. E questo in effetti lo possono fare soprattutto quelli che sono intorno a lei, le persone che le sono vicine durante la gravidanza e al momento della nascita. Ed è importante che le persone che si prendono cura delle nascite siano al corrente di tutto questo. Mi è piaciuto molto, per esempio, che in Italia... Il libro I Nove Scalini sia stato letto molto da ostetriche, levatrici, medici, che ne hanno fatto uno strumento, e questo strumento diventa davvero importante, diventa utile, semplicemente. E consente nascite molto più serene. Cambia un po' il punto di vista de dell'ostetrico, di questo professionista sanitario cambia il modo in cui vede uscire questo bambino. Non è uno qualunque, è qualcuno che ha i suoi pensieri, che ha assistito alla sua gravidanza, se possiamo dire così, durante i nove mesi, ma che era un adulto cosciente consapevole, con le sue emozioni, le sue domande e questo è molto importante nell'accoglienza. Nell'accogliere questa, questa entità, questo bambino, accogliere un essere che ha già un passato e che ha vissuto e che viene per cominciare un'altra esperienza sulla Terra e questa è un'esperienza che dipenderà da ciò che riceverà da noi, anche. Quindi siamo, cerchiamo di essere accoglienti verso queste entità, perché anche noi eravamo bambini e siamo qui per continuare questa bella opera di accoglienza delle, delle entità che, che desiderano sperimentare sulla Terra e far avanzare il pianeta. Ora vorrei proporvi un piccolo esercizio dove ognuno di voi, ciascuno può chiudere gli occhi per qualche istante, vi chiedo di chiudere gli occhi e di seguire il ritmo del respiro. Tranquillamente, senza forzare, sentite l'aria che entra ed esce, senza forzare, lasciando semplicemente essere la respirazione, in modo naturale, in silenzio. Segui semplicemente il suo ritmo, e poi visualizzerai intorno a te una spirale di luce. Una bellissima spirale di luce che ti circonda. Guarda questa spirale. Immagina, immaginala, sentila. E ti ritroverai in un posto un posto che ami, che sia il mare, una cascata, la campagna, la montagna o in un prato, qualunque cosa, prendi un posto che ti fa stare bene o che immagini e in cui ti senti perfettamente bene. E in questo posto ti sistemerai lentamente

un bellissimo sentiero che si delinea e una sagoma che arriva, si avvicina e più si avvicina più la riconosci il feto che tu eri guarda i suoi occhi grandi interrogativi E a questo feto chiedigli di cosa avrebbe bisogno per nascere. Di cosa ha bisogno per nascere serenamente? Cosa si aspetta dai suoi genitori? Le condizioni sono soddisfatte? oppure ci sono altre cose che vorrebbe e ascolta le sue risposte. Semplicemente gli dirai che lo aiuterai. Puoi rassicurarlo, dirgli che può farcela, che riuscirà e che tu sarai lì per lui. E questa parte di te. Che ha bisogno di essere rassicurata di essere amata completamente così com'è rassicuralo che anche i suoi genitori hanno le loro ferite e che che non è lui che non vogliono E guarda se nei suoi occhi qualcosa cambia, qualcosa di più sicuro, di più felice. E piano piano lascerai che questo essere si integri dentro di te e cresca con te. e poi aprirai gli occhi al tuo ritmo ecco qua vi auguriamo le migliori nascite e rinascite che possiate avere arrivederci al prossimo video su un altro argomento